Le imprese italiane di costruzione continuano a crescere a ritmi sostenuti all'estero. A confermarlo sono i dati del rapporto annuale dell'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, presentato l'8 ottobre a Villa Madama. Con ben 17 miliardi di euro di commesse e una crescita di fatturato dell'8,6% oltre confine, le imprese edili italiane all'estero raggiungono un risultato importante, segno che il know-how tecnologico raggiunto insieme all'intenso lavoro di diplomazia economica della Farnesina sta dando ottimi frutti, a fronte però di un mercato interno notevolmente ridotto. L'evento, organizzato dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con l'ANCE, ha visto la partecipazione di imprese di settore, istituti bancari, associazioni di categoria e rappresentanti del corpo diplomatico straniero in Italia. Il dato oggettivo è che obiettivamente le nostre imprese sono costrette ad andare all'estero sempre di più. Questo da una parte è un dato positivo, ci si confronta, si partecipa alla globalizzazione, si cresce. Dall'altro non vorrei che poi, soprattutto le più grandi, fossero costrette un domani a diventare imprese proprio estere. Questa crescita del 206% del mercato estero delle nostre imprese, che ha numeri da 60% all'estero e 40% nel mercato interno per le nostre più grandi aziende, sta a dimostrare che non c'è più attività in Italia. Siamo diventati il fanalino di coda nelle infrastrutture europee. Quello che però è certo è che l'ANCE come associazione ha fatto un lavoro straordinario sulla parte internazionale nel momento in cui il mercato interno fletteva. Si tratta di un settore quindi in cui il Ministero degli Esteri, la sua rete capillare all'estero è chiamato ad uno sforzo di collaborazione particolare. Da qui, nonostante la strutturale mancanza di risorse, la nostra capacità di aprire anche delle nuove sedi in funzione proprio dell'accompagnamento della dinamica di mercato. Parlo di sedi che abbiamo aperto in particolare in Asia, in Cina, in Vietnam, in Eurasia, nel Turkmenistan. Sono tutti segnali dell'amministrazione che vogliono dire: siamo con voi, siamo con le imprese. Per me, per uno che si occupa di crisi e di tante anche zone disgraziate e infelici di questo mondo, ma si occupa anche di promuovere l'immagine dell'Italia nel mondo, il suo potenziale economico, le sue capacità tecniche e produttive, lavorare con ANCE e lavorare con voi vuol dire portare fuori all'estero uno straordinario biglietto da visita. 2015 è per tanti versi un anno di turning point per l'Italia ed è la ragione per cui sulla parte di internazionalizzazione il governo il prossimo anno metterà una cifra di soldi che non è mai stata messa in Italia, che per la prima volta è uguale a quella che hanno Francia, Germania, Spagna, cioè una cifra significativa.